Live Social, interviste e storie dal web torna con una nuova intervista. Oggi ci avviciniamo al mondo della medicina, in particolar modo della fisioterapia, insieme al dottor Emanuele Maffoni. Benvenuto Emanuele. Grazie, grazie. Quello che interessa a te è andare proprio a studiare le varie facce della fisioterapia, in particolar modo il sistema neurovegetativo, giusto? Sì, esatto, il sistema nervoso neurovegetativo, perché è una branca di sviluppo abbastanza nuova della fisioterapia e anche dell'osteopatia, che comunque si lega molto alla fisioterapia, e praticamente va a trattare quel sistema nervoso che regola le funzioni di tutti gli organi interni e anche del sistema ormonale, nonché del sistema, diciamo, del comportamento, del tono dell'umore. Per cui è un campo di applicazione molto vasto, e in fisioterapia e in osteopatia si sono sviluppate delle tecniche proprio di trattamento di questo sistema nervoso. E in una città come Roma o in altre città e nel mondo di adesso, visto che viviamo a livelli di stress molto elevati, è molto importante trattare questo sistema, proprio perché si stanno instaurando nuove patologie che fino ad adesso erano praticamente sconosciute, legate a questo sistema, alla disfunzione di questo sistema. Ad esempio, ne cito diverse, per esempio le intolleranze alimentari, le famose intolleranze alimentari che adesso spopolano. Ce ne sono tantissime, tutti ne soffrono. Pieno, esattamente, e vengono da lì. Oppure, per esempio, il ritmo sonnoveglia, quante persone non dormono la notte, quante persone poi hanno problemi di concentrazione. Certo. Per esempio il tono dell'umore, quante persone sono nervose e non sanno neanche perché. Quante persone sono arrabbiate e neanche sanno perché. Quindi, diciamo, il campo di applicazione è molto vasto e va a trattare diverse disfunzioni che la medicina, a cui la medicina non ha ancora saputo dare una risposta. E quindi lì vai ad agire tu. Ma come agisci proprio sull'individuo? Guarda, allora, ci sono due fasi di trattamento. Una fase, diciamo, manuale, proprio manuale, con delle tecniche specifiche che vanno a liberare delle zone di compressione dei nervi, per cui vai a lavorare su questo sistema dall'esterno, non dall'interno, chiaramente, perché essendo fisioterapisti lavoriamo dall'esterno. E sia con la respirazione che col trattamento di queste zone si riesce a rilassare tutta la muscolatura e tutto questo sistema, in maniera da stabilire una regolazione, una nuova regolazione di questo sistema. E gli effetti a volte sono sorprendenti, veramente sorprendenti. Grazie mille, dottor Maffoni. Grazie a voi.